giornata importante ieri in Consiglio regionale, dove c'è stata la ratifica del finanziamento per il Napoli Calcio, e da lì abbiamo fatto emendamenti come maggioranza fondamentali per lo sviluppo del territorio regionale. Pensiamo ai 6 milioni di euro che sono stati aggiunti ai 6 milioni già esistenti per lo scorrimento della legge che era inserita all'interno del Cura Abruzzo 1, ossia il fondo perduto fino a 5.000 euro ad aziende, quindi andremo a finanziare per circa 12 milioni. Il finanziamento di 800.000 euro per l'aeroporto d'Abruzzo, l'infrastruttura più importante del nostro territorio regionale, per garantire nuovi voli a partire dal prossimo anno, perché la politica giusta impone di pensare all'oggi ma pensare anche al domani. Abbiamo finanziato per delle spese di funzionamento 190.000 euro i centri diurni di Teramo e dell'Aquila, quindi cercando di alzare l'asticella del sociale e dare risposte concrete alle fasce più deboli. È stato dato un finanziamento, abbiamo previsto un finanziamento di 700.000 euro per le attività esercenti attività di fotografi, una categoria che è stata abbandonata totalmente dal governo nazionale, e quindi noi abbiamo voluto dare un segnale concreto anche a questa categoria. Diciamo quindi che la giornata di ieri è stata una giornata realizzativa, perché abbiamo realizzato emendamenti importanti che hanno portato soldi sul territorio, e quindi andremo a garantire lo sviluppo, andremo a garantire i contributi al fondo perduto per le imprese, senza mai trascurare il sociale.